Perché gli tiro l'arco in testa? L'arco deve sparare le frecce. Questa è una situazione un pochino scomoda. Io non voglio morire, sono ancora giovane. Ve l'ho detto che oggi so carico. GG. Uno contro uno, come l'ultima volta. Attenzione, inviatemi un video risposta, dai, su. Ho sviluppato un'abilità innata nei minigiochi. Io sono davvero super fogato, li spacchiamo tutti a metà. Chi si loda si imbroda. Io vi ho sentiti, dov'è che siete? Ah, siete qua! Stavo tastando e annusando il terreno perché c'è puzza di qualcuno che vuole rubarmi il regno del re dei videogiochi e dei minigames. Adesso li devastiamo tutti. Bene ragazzi, qua è Stepney e bentornati in questo nuovissimo video di Minecraft Minigames. Come vi ho annunciato nella intro, oggi creeremo il disagio più totale all'interno dei minigiochi. Il primo minigioco di oggi, One in the Quiver, non so se vi ricordate qual è della precisione, però dobbiamo uccidere praticamente tutti quanti. Abbiamo un arco, abbiamo una spada e se non stiamo attenti la gente ci fa il culo. Infatti ci hanno già ammazzato. Fra tutti forse è il più frenetico di ogni minigioco questo qua, perché devi praticamente uccidere, cercare di non essere ucciso e farlo il più velocemente possibile, cercando di rubare tutte le kill a tutti quanti. Mamma mia, quadra kill! Se prendiamo questo vantaggio, quanti kill c'hai? Tre? No, va bene, regalami la tua freccia, grazie. Quello laggiù sta arrivando. Oh sì che lo prendo da dietro l'angolo. Mamma mia, chi c'è qua? The king of everything! Sto devastando tutti, sto devastando, Chi comanda? Ma oddio, cosa ho preso laggiù? Cosa ho preso lì? Cosa ho preso? No, cosa mi ammazza per forza? Purtroppo. Sono a 10 kill. 5 kill di vantaggio da tutti gli altri. Vi ho detto o non vi ho detto che presto devasteremo tutti quanti? Ve l'ho detto. E se non ve l'ho detto, ve lo dico adesso. Questo c'ha la freccia, stiamo attenti. No, ma ammazzavo. Anche quando si è in vantaggio in questo minigioco non si è mai al sicuro. Ve lo garantisco io. Ecco, quello là sopra, per esempio, l'ho mancato. Adesso siamo leggermente nei guai. Leggermente, neanche troppo. Solo tantissimo. Solo un casino. Guarda lì. Ricordatevi mai cantare vittoria in questo minigioco fino alla fine, perché potete sempre prenderlo in tasca, cosa che molto probabilmente accadrà. Noi c'ho la freccia, c'ho la freccia, c'ho la freccia. L'ho mancato. Io dovrei riscaldarmi prima di fare questi episodi, queste partite qua, che sono troppo, troppo complicate. Aiuto, l'ho mancato, l'ho mancato. La freccia ha trapassato. Dai raga, non è possibile. Vuoi morire o non vuoi morire? Ah, è morto, tranquilli, tranquilli. Siamo ancora in vantaggio noi. Non l'ho lisciato. L'ho lisciato. Accidenti a me. Che caspita, vuoi morire o non vuoi morire? Aiuto! 19. Oddio! Incredibile! Non so neanche io come ciò possa essere accaduto. 20 kill contro 12. Ero veramente fogato come una scimmia. È perfetto così. Bomb Lobber. Voglio essere il team rosso. Per forza. No, non mi mettere in coda, dai, ti prego. Non puoi farmi fare il team blu. Io sono il mate rosso. Non è un problema, si può fare. Tranquilli. Praticamente ci sono due barche. Esatto, in questo caso sono astronavi volanti. Hanno aggiunto delle mappe nuove, credo. In questo minigioco devi TNTizzare gli avversari. Tipo in questo modo qua, gli tira la TNT addosso e speri di colpire qualcuno in qualche modo. Ovviamente se cadi e se muori hai una sola vita, quindi dobbiamo stare particolarmente attenti. Stanno bombardando l'isoletta, non t'azzardare. Aiuto, aiuto, io no, vai di là, vai di là. Oddio, 4 cuori. Stiamo attenti ragazzi, una sola vita, 5 cuori da parte. Cerco di stare in disparte, forse non mi vedono. 3 contro 2, quei due stanno lassù in cima. Se gliela piazzo a dovere lo massacriamo. Rimbalza lì, perfetto. No, è caduta. 2 contro 2, attenzione. Quella è sull'isola opposta, vediamo se riesco a prenderlo. Io l'ho piazzata bene, ucciso. L'ho ucciso io quello lì, dai così raga. 2 contro 1, non ti provare neanche. Mi ha colpito in pieno. A breve quello lì dovrebbe cadere nel vuoto. C'è il kit del jumper, anche noi ce l'abbiamo. E detoniamogli l'isola, quell'infame. Su, facciamogli vedere chi comanda. Quella l'ho tirata bene, l'ho tirata molto bene. Sta per cadere, è quasi nel vuoto. Quando lui rimane così in un angolino e inizia a bombardarlo, potrebbe essere un problema mio. Ciao stesso, non da tua fan. Bombardiamo i fan, ma sì, perché no. Oh, cavolo, no, non bello questo, mi ha colpito in pieno. Uno contro uno, eccoci all'acqua. Adesso potremmo avere un grosso problema ragazzi. Quello è riuscito a salire in cima e io non so se riusciremo ad ammazzarlo. Ti prego, scappa da quest'angolino. Siamo nei guai, siamo in dei guai molto grossi. Che il Team Rocket cosa? Come faccio a farlo cadere da là sopra? È praticamente impossibile, devo riuscire a piazzare gli ATNT in un angolino tale che gli rimbalzi dietro e lo ammazzi. Sta iniziando a sgretolarsi l'isola. Questo potrebbe essere un bel guaio. Un bellissimo guaio. No. Oh, cosa avevo fatto lì? Posso ammazzarlo, ragazzi. È solo questione di timing. Ora, io purtroppo non so come fare a prendere di preciso il lancio a palombella, ma l'unico modo per ammazzarlo è il lancio a palombella. L'ho preso! Ve l'avevo detto, non dovevano mettermi nel team blu. Vabbè, comunque, GG.
Era tutto nelle mie mani, ragazzi. La responsabilità era fin troppo alta. Adesso sì che ci divertiamo con i Gladiators. Non so se vi ricordate qual è questo minigioco. Praticamente vince solamente il più forte. Ma una cosa che la legge della giungla in confronto è ci fai un picnic ed è una passeggiata la legge della giungla. Tigri, ghepardi, bradipi, castori arrabbiati. Niente può far qualcosa contro il sottoscritto. Però non foghiamoci troppo, perché come diceva mia nonna, chi si loda si imbroda. Che in poche parole vuol dire mai dire che siamo i più forti se sappiamo di esserlo, ma poi ci fa montare la testa e ci permette di perdere la partita. 3 secondi, ci aspettano 4 1 contro 1 che faranno valere o meno il sottoscritto. Chi lo sa? Mi piacerebbe un sacco fare anche tutti questi minigiochi in compagnia di qualcun altro, quindi magari la prossima volta non sarò da solo. Si parte, spada di legno e frecce, quello dove sta andando. Ma cosa stai facendo? Aspetta, colpito una volta, colpito due volte, ho finito le frecce. Bene a sapersi, bene, benissimo. Quello che sta facendo, ma no dai, non lo prendo più lì. E che caspita, cerco di non farmi vedere. Sta ancora aggrappato alla cascata, è merdina. Vieni qui, vieni qui sotto per piacere. Oh, l'ho buttato di sotto. E adesso sono guai, guai molto grossi. Non puoi ammazzarmi, non puoi ammazzarmi. Non esiste, non esiste, non esiste, non esiste. Oh, di quanto, mai fermarsi. È una regola fondamentale. Quando state combattendo, soprattutto in queste partite uno contro uno, spadate sempre in continuazione. Cercate di muovermi e di schivare i colpi. Che ogni tanto, anche in questo caso, ha funzionato. Per il semplice motivo che spesso non riescono a colpirvi. Ehi, quello vuole tirarmi le frecce. Mi hai mancato con la prima, mi hai preso con la seconda e con la terza, però mi hai lisciato con la quarta pure, e con la quinta non si sa, io scappo e basta, eh. Quinta mancato, ok, mi stai inseguendo, potrebbe essere un guaio, grossissimo guaio, colpiscilo, due preso, ok, siamo quasi pari, mi giro, non ho più colpi, no, qui ho sbagliato io, mi dispiace, abbiamo perso molto probabilmente, no, un cuore e mezzo, io non voglio morire, sono ancora giovane, devo o non devo far vedere chi è il gladiatore più forte di sto dannatissimo gioco, mannaggia la miseria, muori! Oddio, cosa ho fatto? Che cosa ho fatto, ragazzi? Impossibile. Non ci avrei sperato neanche un secondo, ve lo giuro, pensavo di aver perso il combattimento. Siamo in semifinale. Teniamocelo abbastanza vicino, là dietro, buono così. Come ho fatto a mancarlo? No, impossibile, ragazzi, impossibile, l'ho mancato. Non esiste. Non posso averlo mancato, l'ho colpito adesso, buono così. Molto buono. Oi, c'è un'altra freccia, non ce l'ha più. E invece ce n'aveva un'altra. Ora si deve combattere, A cazzo duro senza futuro. No, ma ammazzato. Va bene. Che ansia però. Terzo posto, meglio di niente, poteva andare meglio, ma ne abbiamo già vinte una, sono contento così. Che cosa sta succedendo? Perché non volete più farmi giocare? Ah, ecco, sarebbe... Wow! Ma no, non voglio fare questa, fuori da qui. Nel caso in cui non l'aveste capito da tutte le cavolo di Bedwars che ho portato sul canale, io sono un giocatore molto solitario, infatti faccio sempre le uno contro tutti gli altri, perché mi piace essere autonomo, ma soprattutto essere l'unico responsabile di quello che succede. L'Ingladiators purtroppo non so cosa l'ha salvato, probabilmente lo scudo, che io non ho mai imparato a utilizzarlo e vado sempre con la spada tratta lì che cerco di ammazzarli in tutti i modi possibili e immaginabili. Questo dovrebbe essere Runner, ovvero il pavimento si sgreta sotto i nostri corpi, ma in teoria noi possiamo anche colpire gli altri. Ma cos'è questo? Sembra tipo, non lo so, l'arena di Pokémon. È una Pokéball gigante. Con calma, ragazzi, non si possono colpire. Scherzavo, credevo si potesse fare e invece non si può fare. Oh mio Dio, no. Questa è una situazione un pochino scomoda. E il pavimento che se ne va via. Devo cercare di farlo cadere questo qua. No, e sono caduto io. Ma si può, accidenti a me. Siamo ancora in tantissimi vivi. Io, ricordiamoci che posso saltare. Al piano di sopra c'è ancora gente, ma quando saremo tutti al piano di sotto sarà un bel problema. Tipo adesso, tra pochissimo. Oh mio Dio, no, in 5. L'obiettivo di questa partita è il podio, perlomeno. Non so quanto sarà fattibile. Siamo in 2. In 2, no, è sopra di me. È ancora sopra di me. Adesso sono da solo al piano di sotto. È impossibile, come faccio? Tipo, in questa situazione è un po' un problema. Non perché io magari non sia in grado di saltellare fra i vari cubettini, ma perché è quello sopra che comanda. Finché lui non cade, io non posso far nulla. Spero che gli finiscano a breve da sotto ai piedi. Ti supplico. No, non così. Oh mio Dio. No. Sì, e vince! Mamma mia! Si va così! Ve l'ho detto che oggi so carico, GG! Peccato per quella partita dei Gladiators. Ship Quest non mi piace. Cosa ho visto, ragazzi? Snake! Qui dobbiamo ancora prenderci una rivincita dall'ultima volta che ha laggato da fare schifo e ci ha fatto morire. Il problema di questi minigiochi è che spesso e volentieri magari ti trovi in delle situazioni in cui il gioco è fin troppo determinante insieme alla connessione per quello che sta succedendo. Tipo nelle Bedwars, anche se perdi il letto, ma hai la grinta di poter vincere la partita, che cos'è che succede? A volte ti capita che ti togli il blocchetto da sotto.
sotto i piedi. Quante partite ho perso in quel modo? Un sacco. E questa cosa mi fa innervosire parecchio, soprattutto quando magari hai ancora il letto e perdi tutti i materiali che ti servivano per un attacco devastante alla base degli avversari. Ovviamente utilizziamo l'omino con la potenza della speed, che può utilizzare le sue piume per skippare più velocemente. Quello si è schiantato contro il muro, bravo. Scusate se ogni tanto schiarisco la voce, ma ho ancora l'influenza, non so come sia possibile. Cioè non me ne libererò mai probabilmente, ragazzi. Tosse, raffreddore, catarro. Qui bisogna giocare con calma, ovviamente in terza persona. Aspettare che all'inizio gli altri facciano il loro giochino di schiantarsi fra di loro. E che quello lì è schiato tantissimo, eh. Lì se sono vivo è un mezzo miracolo, un mezza fortuna, chiamatela come volete. Lì si stanno schiantando in due, attenzione. Quello lì sembrava Surreal Power. Cioè vi dico la verità, sembrava veramente Surreal Power. Non moriamo, non moriamo qua. Oh mio Dio, sono nei guai, sono in guai molto grossi. No, 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 sei slalom, fai lo slalom. Tagliamogli la strada, sto infame. Non ce l'ho fatta. Ho ancora due sprint, il podio è guadagnato. Cerchiamo di capire dove sono gli altri, perché potrebbero farmi un agguato da dietro al muro. E non è quello che vogliamo. Si è schioppiato sulla mia coda, perfetto. Uno contro uno, come l'ultima volta. Attenzione, abbiamo due sprint. Non ho mangiato manco una slime. In realtà non l'ho neanche visto. Un tempo c'erano le slime che ti permettevano di avere un serpente più lungo degli altri. Non ne vedo le slime a giro, quindi probabilmente non ci sono. Sta arrivando, eh. È qua dietro. Il trucco è riuscire ad essere nel lato esterno nel momento giusto e di tagliargli la strada. Lui sta provando a circondarmi, ma non sa che io sono pronto con l'agguato. Vado, ragazzi, adesso mai più! Boom! Sì! Sì, così! The King of the Snake! Sempre e comunque, ragazzi. Vado a esplodere tutto. No, ma il mio minion è appena morto al centro. Ma poverino. Vabbè, l'importante è aver vinto. Che se ne frega del resto. Ancora ship quest. Non mi piace, non lo voglio fare. Quello sarebbe bellino da fare in gruppo, per esempio. Da solo è un po' noioso. Si vede o non si vede? Sono carico a molla, cavolo. Guardate bene cosa c'è scritto là sopra. Evolution. Oh sì, ragazzi. L'evoluzione è la cosa più importante, soprattutto se vince sempre il più forte. Questo minigioco mi ricorda tantissimo il gun game di Black Ops, il primo Black Ops, dove praticamente uccidevi una persona con un'arma e ti davano un'arma nuova. Qui tu stesso sei l'arma. Quindi in poche parole, prima un creeper, un ragno, poi anche la gallina, di tutto e di più. Anche se in realtà si parte dall'Iron Golem. La legge di Darwin, l'evoluzione. Non chiedetemi come la gallina possa essere la specie più forte in assoluto, ma evidentemente lo è. Vieni qua te. Dove pensi di scappare? No, 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 no. Dovete prendere di mira uno qui ad ammazzarlo, non dargli il tempo di ragionare. Leviamoci e scappiamo. Tanto se quello lì lo ammazza, poi dovrebbe evolversi per conto suo e non romperci le scatole. Vai che ci volviamo. Dai, dai, che penso di farcela. Nessuno mi sta cagando di striscio. Primo livello superato. Adesso siamo dei piccoli Blades, pronti ad infiammare il mondo, pronti a portare con noi all'inferno tutti gli altri. Qui per esempio, grazie al nostro fucile a fuoco, possiamo colpire anche quelli lontani. Ed è una cosa molto buona. No, 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 non devo buttarmi in acqua però, sono su un Blades, i Blades non vanno nell'acqua, giusto? Giustissimo. Mi sono evoluto probabilmente. Dai, dai. La grotta è sempre uno dei posti migliori, perché al chiuso non ti vedono occhi indiscreti e puoi passare al livello del ragno in un batter d'occhio. Poi qualcuno dovrà spiegarmi per quale motivo assurdo io non sono in grado di utilizzare la ragnatela del ragno e mi incastro nelle mie stesse ragnatele come se non facessi danno. Che sta succedendo? Oggi o siamo super fortunati a caso, ho sviluppato un'abilità innata nei minigiochi, o sono davvero super fogato, li spacchiamo tutti a metà. Ah, non c'è trippa per gatti, siamo primi con 3 punti, è tantissimo. Laggiù in fondo adesso aspetto che uno dei due muoia e a questo punto intervengo con questo caro amico che ho mancato con la palla esplosiva. Lo prendo a pugni, dovrebbe morire. Sì, non mi fai niente, ciaone bello. Scappiamo, mi stanno inseguendo probabilmente. Sì, lo sapevo mi stanno inseguendo. Adesso è un guaio, perché purtroppo non ha tanta vita il ragno, ma ho ucciso anche lui. Attenzione, incredibile. Questo sta facendo? Sta dormendo, ottimo. Uno che dorme un FK in questo minigioco è bellissimo da trovare, perché abbiamo praticamente un'evoluzione gratuita. Sarebbe stato preferibile trovarlo sotto forma di gallina, però dai, voglio essere sincero e leale, lo uccidiamo così e poi l'ultima evoluzione della gallina la facciamo con calma. Tanto abbiamo un piccolo margine di vantaggio, siamo già al livello 5, gli altri sono ancora al 2, quindi o sono tanto scarsi gli altri o io sono troppo forte e su questo non saprei. Ma ricordiamo quello che ho detto all'inizio, chi si loda si imbroda, non combiniamo guai. Occhio che questo potrebbe ucciderci, questo deve evolversi, ve lo dico io che deve evolversi. Oh mio Dio, no, sta arrivando un ragno, dobbiamo scappare. Ho l'evoluzione pronta e fai la kill con la gallina, vi garantisco che è difficile, dobbiamo scappare adesso. Se riesco a trovare un posto dove mettermi in disparte per conto mio ed evolvermi, è fatta. Il ragno non me la darà mai vinta, mi sta cercando di bombardare, l'ho già visto là dietro. Però c'è la nostra grotta, la nostra fantastica grotta alla quale siamo tantissimo affezionati. È fatta, è fatta. No, 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 sì, sì. È vinta, è vinta che questa. E tengo,
così. Chi è oggi il re dei minigiochi? No, non ci sto credendo, ragazzi. Le stiamo vincendo tutte quante. Mi sembra assurda questa cosa. Ultimo minigioco e concludiamo in bellezza questo video con un trionfo incredibile. Voglio qualcosa di emozionante. Tutto finirà dove tutto è iniziato. One in the Quiver. Un'altra vittoria ci confermerebbe veramente i migliori della stanza e della lobby. Mi sembra assurdo. Sto veramente devastando qualsiasi cosa e non me ne capacito, perché è da tanto comunque non faccio questi minigiochi. E che ci crediate o meno, l'allenamento e la costanza nel giocare comunque a un determinato minigioco è fondamentale. Mappa diversa, vi giuro, questa qua l'ho fatta forse una volta nella mia vita, ma meglio così, sono più contento. Allora, uccidiamo intanto questo qui, l'ho mancato, come ho fatto a mancarlo? Sono stupido io, vabbè, comunque è ucciso adesso. Saltellate in continuazione, penso il kit del jumper sia il più forte in assoluto, perché ti permette di essere mobilissimo, Moby Dick, altro che mobilissimo. No, muori, grazie, muori, mi ha preso lui. Il problema dei combattimenti, quelli quasi corpo a corpo, è che porca miseria, poi loro guadagnano la freccia e te la sparano in faccia in questo modo qua, come ho appena fatto, esattamente. Dai, vieni a tiro, bravissimo, vieni a tiro anche te. No, quasi. Questo mi sa che non ha manco capito come funziona il minigioco, è meglio così, c'è qualcuno già a 7 però. È difficile superare quelli a 7. Cosa ho colpito là? E lui è a 7, lui è a 8 adesso. Uccidiamo quello lì, che per piacere sta prendendo il controllo della partita. Questo è fermo, ammazziamolo così. Attenzione qui, di nuovo un altro. Bravo, bravissimo. No. Perché gli tiro l'arco in testa? L'arco deve sparare le frecce. Guarda dove mi fa rinascere a Monculi sopra Empoli. Monculi sopra Empoli è un termine carino per dire che sono nato da una parte assurda della mappa, quello laggiù. No, era tripla kill. Muore così, grazie. Quello là muore davvero, bravo. 16 a 13, ci si può ancora fare, io ci credo. Ci voglio credere in questo sogno. Chiamato, devasto tutti di nuovo. No. Non avrei dovuto mancarlo quello lì, sarebbe stato il top uccider. No, questo sta rubando le kill. Sta rubando tutte le kill, 18. È a 19, che caspita. Ha vinto lui, ma siamo arrivati secondi. Sono particolarmente contento di questa cosa. Bene così, perché la prossima le vinceremo tutte. Cari amici, questo Mixed Minigames Arcade, chiamatelo come volete, di oggi termina qua. Io spero che vi sia piaciuto, se così è stato, mi raccomando, spolliciate, commentate, condividete se ancora avete fatto iscrivervi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Basta, è tutto. Ve l'avevo detto che c'era puzza di qualcuno che voleva rubarmi il regno, ma non si può fare. Step il re di tutto. Chi si loda si imbroda.